quadro societario, consiglio direttivo e staff, cominciando dal patron Antonio Buratti, il vicepresidente Riccardo Gatta. Alcuni saranno seduti proprio in mezzo a voi, comunque li faremo poi alzare per il saluto di rito. Il presidente onorario Gino Piovan. Il direttore generale Sandro Montanari. Il direttore sportivo Fabrizio Magrin. Il team manager della squadra Celestino Pacchiarotti. Il segretario responsabile Nicola Sugamiele. Allora, lui non è presente, mi ha chiesto di poterlo sostituire, impegni di lavoro, lo tengo lontano da questa location. Comunque è il responsabile delle relazioni istituzionali e societario Sergio Roma. Massimo fisioterapia affidata a Francesco Massimo. Ha più compiti, questo forse è anche uno tra i più delicati, il preparatore dei portieri Andrea Ambrosini. Responsabile dell'attrezzatura tecnica Sandro Rizzardi. Il coordinatore tecnico sono due, Andrea Ambrosini e Cristiana Trobbiani. E chiudiamo per ultimi, non per importanza minore, sono due consiglieri, Carlo Magrini ed Emilio Capozzi. E a questo punto la squadra adesso la conosceremo, cercheremo anche di capire con loro quello che c'è da fare almeno per questa stagione. Diciamo soltanto, sveliamo i colori sociali, anche se molti li conoscono, il grigio, azzurro, bianco, mentre il campo ufficiale delle gare sarà il Rosselli di Aprilia, proprio a partire da sabato per la prima di campionato della Serie C. Adesso andiamo a conoscerli. I portieri sono ben 4, Andrea Ambrosini. Un po' di pazienza anche perché per le foto ci chiedono di pazientare. Pierluigi Michella. Gianluca Masullo. E Fabrizio Cirilli. Poi passiamo un po' ai difensori centrali, anche denominati ultimo, Gianmaria Ciaffanelli. Verrà più tardi per impegni di lavoro, sempre nel ruolo di ultimo, Paolo Guaramonti. E Gianluca Lorello. Ci sono più possibilità per loro, non solo nel ruolo di centrale difensivo, ma anche nel ruolo di laterale, Alessio Crepaldi. E Luca Gaglietti. Abbiamo la forte rappresentanza per quanto riguarda i laterali, cominciamo con Andrea Musilli. Giovanni De Marco. Alessio Calafate. Matteo Pacchiarotti. Mirko Novelli. Questo invece è più un laterale ma anche con ottime doti per il ruolo del pivot, parliamo di Riccardo Pignatiello.
conosciamo invece i pivot a cui è affittato praticamente la grossa responsabilità di andare in gol con Giuseppe Valente. Orlando Di Giorgio. E ci ha raggiunto, ci dicono, che è arrivato il difensore, quello più longevo, Gian Maria Cianfanetti. Allora, come tutte le squadre, hanno anche un condottiero. Lo conosciamo? No. Simone Sacchetti, ruolo universale. Parlavamo del condottiero, rimane comunque fuori, è uno dei personaggi comunque conoscete molto bene, l'universale capitano, chiamatelo come meglio credete, Cristian Troppiani. È impaziente perché l'avevo chiamato, poi non ho fatto il suo nome, quindi mi dice devo farlo o non devo farlo. Comunque, il tecnico Alberto De Angelis. Adesso può farlo. Che capitano è senza fascia, giustamente. Adesso c'era qualche problema tecnico, vi chiediamo se è stato risolto, lo stanno risolvendo. Intanto comunque andiamo anche a presentare per quanto riguarda gli ospiti di questa serata. Alla mia destra Vittorio Marchitti, assessore attività produttive e trasporto, turismo e sport. Il delegato allo sport e tempo libero del comune di Aprilia, Pasquale De Maio. In sala ci sono presenti anche i responsabili di Mondo Futsal, poi abbiamo per il caffè di Aprilia, Manuel Gavini. E per Sfera Magazine, Marco Ferraro. Dovremmo essere pronti, un po' di pazienza, adesso gustiamoci qualche immagine veramente straordinaria, perché stanno per arrivare le nuove maglie per la stagione 2015-2016. Ringraziamo il portiere Pierluigi Michella, Gianluca Masullo, Gianmaria Cianfanelli e Cristian Troppiani. Conosceremo meglio comunque i sostenitori di questa società, ma è giusto e doveroso, ha pazientato, ha avuto veramente tanto da attendere, però a questo punto ha anche qualcosa da dirvi lui personalmente, quindi cediamo la parola all'assessore Vittorio Marchitti. Anche se purtroppo devo andare via, però ci tenevo in particolare, io ringrazio il Presidente, ringrazio la società della Città di Aprilia, ci tenevo particolarmente perché intanto permettete, non so se lo permette Cristian, insomma, posso raccontare. Ringrazio Cristian e l'invito perché tra l'altro ci conosciamo quando forse eravamo poco più grandi di mio figlio. E lui oggi però ancora tira due calci al pallone, io forse manco quelli, come due contatti. Cristian, quelli importanti, lui dice sì, no, battuta a parte, ci teniamo qualche volta perché davvero ci conosciamo da tanti anni ed è un bel momento, insomma, visto che abbiamo detto di trovarci qui, io in una veste, lui un'altra, quando diciamo raccontavamo che lui era un ambulo, un piccolino, lo chiamavamo tutti, io c'avevo i piedi proprio graziati.
quindi più Pasquale Bruno che Cusi, insomma, e quindi lui ha continuato un certo percorso, io no, per cui ci teniamo particolare e vi ringrazio ancora, vi ringrazio anche per lo sforzo che fate, perché la United Aprile è diventata ormai una realtà, state anche conseguendo dei risultati importanti e credo che state anche tentando di crescere come società e soprattutto per rincorrere risultati ancora più importanti di quelli che avete raggiunto oggi. Quindi vi faccio un caloroso in bocca al lupo, consapevoli anche dello sforzo che fate e che sappiamo perché ci confrontiamo quasi quotidianamente, lo sforzo che fate nonostante spesso e volentieri i mezzi che abbiamo a disposizione anche come strutture spesso non consentono a tutte le realtà sportive, a tutte le società di riuscire ad avere gli spazi più idonei, più giusti. Sapete che stiamo anche tentando di sforzarci con la provincia per aiutarvi ad avere spazi più idonei e più importanti. Credo che abbiate trovato, me lo auguro, che abbiate trovato in questa amministrazione nel lavoro che anche Pasquale, dopo mi succederà, sta facendo soprattutto nel mondo dello sport, che lo vedete protagonista da tantissimi anni, credo che abbiate trovato una somma importante dall'amministrazione comunale, che in questo settore non ha sicuramente destinato sforzi che si va a dare man forte in città, e speriamo anche che enti superiori a noi, come forse qualcosa che avete visto, ci riesca a dare qualche struttura in più, qualche opportunità in più per poter far crescere le nostre società sportive. Quindi non vi dilungo oltre, la vostra serata è assolutamente lunga e quindi vi faccio un grandissimo bocca al lupo per la stagione, a tutti i ragazzi un saluto, quindi vi auguro davvero grandi successi e portate sempre alto l'onore che muove della città di Aprile. Vi ringrazio. Grazie assessore, e proprio il tema di sforzi che arrivano anche dall'esterno, giusto andare anche a salutare anticipatamente proprio prima dell'inizio della stagione coloro che saranno al fianco dello United Sien Pharma, Coppetta Forature Profonde, AST, Assicurazione Generale, Agenzia di Aprilia, Metal Gomma, Piccolo Principe, Autofficina Tropiale Giorgio, Cicconi Mercedes Smart, Ristoranti Giardini del David, Carrozzeria De Simone, April Case Immobiliare, Rettifica Trobbiani, Begin Hi-Fi, Dolci Chicche, Agenzia Fantin e Zanettini, Carton Park, Copy Service, Ristorante Zichecco, Metro Italia Sicurezza, DMG Auto, Mattone Pneumatici, Gioielleria Oro Capital, Officina Ford dei Fratelli di Malta, GEM Pianeta e Appiaggi, Agriturismo Il Grappolo, SRCM Calvano in Fissia. Allora, lo United Aprilia, lo ricordiamo, la scorsa stagione nel campionato provinciale ottiene la vittoria della Coppa Provincia di Latina e c'è anche un riconoscimento personale al capitano Cristian Trobbiani come atleta dell'anno donato dal Comune di Aprilia, premia nell'occasione Pasquale De Maio, delegato allo sport a tempo libero proprio del Comune omonimo. Allora, qualcosa la faremo dire anche sicuramente all'assessore, una battuta breve al tecnico, anche perché il paziente forse deve scappare, dovete sapere che lui quando non allena predilige la pesca, quindi è una persona molto che sa attendere comunque. Mister, buonasera, una stagione che si preannuncia molto importante, ma soprattutto anche difficile. Difficile lo è sicuramente, anche perché ci hanno giocato lo scherzetto di cambiare il girone come collocazione geografica, quindi è aumentato il tasso tecnico e la difficoltà oggettiva per conseguire i massimi risultati. Ormai è successo, non ci piangiamo addosso, stiamo affinando le armi per prepararci al meglio. Grazie al mister.
Allora, De Maio, sono già ormai diversi anni al fianco dello United, ancora ha deciso anche quest'anno di sposare questo, di rimanere proprio con questo Columbia. Si sente? Sì, ecco, perfetto. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito. Allora, sì, diversi anni che ci incontriamo, diversi anni che vengo all'inaugurazione della stagione sportiva. E quindi bisogna, tra virgolette, anche se di solito si fa verso la fine della stagione, non tirare le somme. In questo caso io vorrei farlo un attimino all'inizio, perché in questa società chiaramente sono cambiate tante cose. Sono cambiati innanzitutto gli obiettivi, sono cambiati i campionati, sono cambiati gli uomini, perché mi sembra da quello che so che bene o male 7-8 giocatori quest'anno sono nuovi rispetto alla passata stagione. Per vicende diverse, probabilmente chi ha voluto rimanere, chi non ha voluto rimanere, la categoria probabilmente lo impone, l'allenatore, e quindi questo indice che è una società in continuo movimento. Per quanto riguarda i grandi, là ci sono alcuni giocatori che io conosco per trascorsi passati nel calcio a 11, no? Poi c'è questa modifica, a volte uno riesce a capire qual è la propria realtà all'interno dello sport, magari ecco il calcio a 5. Io vorrei solo rilanciarmi a due discorsi fatti inizialmente da Vittorio Marchetti. Prima, sul discorso dell'amministrazione. Questa amministrazione cerca di stare vicino, anche se devo dire, visto che io sono più un uomo di sport prestato alla politica che non viceversa, perché spesso e volentieri succede che per i risultati politici prendono l'uomo, lo mettono là, gestisci questo, gestisci quell'altro. Io vengo da un motosport, conosco benissimo quelle che sono in realtà, conosco bene la materia sport, in questo caso calcio, e dico che in questa città, purtroppo, ahimè, purtroppo, quando si vince, si fa risultati, a noi amministratori c'è creato un problema, perché se sale categoria ci vogliono le strutture più grandi, più importanti, e noi andiamo veramente in difficoltà. E quindi che cosa facciamo? Facciamo a volte, spesso, quello che si fa in tutti i momenti del calcio, ci affidiamo a quella che è la grande volontà, la grande capacità, la grande organizzazione della società. Ecco, in questo caso la United ha dimostrato negli anni di essere una di queste società che è capace di organizzarsi, è capace di creare e capace soprattutto a dare delle risposte. Io uso sempre dire una cosa, lo dico da politico, ma credo che valga sempre per tutte le cose nella vita. Quando io ho parlato con i ragazzi, soprattutto i dirigenti che stanno qui vicino a me, oltre che con Cristian, che l'ho conosciuto veramente ragazzino, dico che nella vita bisogna dire cosa fare, poi fare quel che si è detto, e poi comunicare quello che si è fatto. Queste sono tre cose fondamentali che contano. Questa società negli anni ha detto: noi cresciamo, facciamo, vogliamo vincere, vogliamo raggiungere gli obiettivi, e poi ha fatto una delle cose, secondo me, che danno veramente valore e che forse sono la vittoria più importante, perché nello sport non vince sempre chi arriva primo, nello sport vince chi migliora le sue prestazioni. Per esempio Aurelia, chi fa 100 metri, 10, se fa 9,90 vuol dire ha vinto, anche se aveva fatto il quinto. In questo caso questa giornata ha vinto perché nelle loro prestazioni chiaramente anche il discorso del settore giovanile. L'hanno fatto l'anno scorso iniziando con la scuola calcio, quest'anno si presentano all'inizio della stagione anche con l'Under 14. E credo che questo sia non solo la più bella vittoria, ma anche il merito più grande, perché avere a che fare con gente dei 30, 32, forse qualcuno di più, e giovanotti 34, sì, è vero, e persone di 25-26 diventa estremamente facile sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto gestionale in questo senso, perché poi i problemi saranno soltanto di gestione tecnica o morali, ma avere a che fare con i ragazzi è veramente qualcosa di difficile, e quindi le società spesso e volentieri in questo caso si sostituiscono a quelle che sono le normali istituzioni, quindi quando stanno vicini ai ragazzi vuol dire che si sostituiscono alla famiglia, si sostituiscono alla chiesa per chi ci crede, si sostituiscono alla scuola per dare degli insegnamenti importanti. Questo credo che sia la vittoria più importante di questa società quest'anno. La cosa che però dico in maniera comune, senza trascurare, e non me ne vogliono i grandi e soprattutto i ragazzi, è un aspetto soltanto perché io vengo dal calcio, la maglia da calciatore l'ho indossata pochissimo, anche non ero un gran calciatore, anche ho giocato poco nella mia città, ho giocato fuori, però non ero un grande giocatore, ero un discreto calciatore dilettante, però ho avuto grande fortuna di fare calcio a livello giovanile, nelle più grandi società del settore giovanile e poi da dirigente. E una cosa che ho imparato e che vorrei trasmettere, che mi raccomando stasera in questa occasione, è
quello che poi viene spesso detto è rispetto per la maglia. Ecco, quando si parla di rispetto alla maglia significa che quando uno indossa la propria maglia non è sua, non è il suo indumento. Quando uno indossa la maglia, indossa tutti, il presidente, l'allenatore, tutte quelle persone che lavorano e che magari non hanno la loro visibilità perché fanno i calciatori, quelle persone che spesso e volentieri fanno un lavoro oscuro e non vengono mai esaltati. E poi vestono tutti, 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 inteso come città. Ecco, questo io ve lo chiedo come uomo di sport e chiedo a voi, colorate la maglia in questo senso, perché spesso e volentieri le vittorie più importanti nella vita sono quelle da uomini che non da calciatori. Vi faccio tanti auguri, vi ringrazio e mi scuso per ritardo prima, ma qua questo paese, inteso non Aprilia, ma proprio questo paese d'Italia, quando fa due gocce d'acqua sembra che viene proprio giù il mondo, e quindi ho fatto un po' tardi, però rimarrò con voi tutta la serata piacevolmente. Di nuovo bocca al lupo e per quello che posso fare sto a vostra disposizione. Grazie. Grazie quindi a Pasquale De Maio, e a questo punto è giusto e doverosa anche la presentazione per quanto riguarda il settore giovanile. La crescita dello United Aprilia continua quest'anno con gli allievi provinciali per la stagione 2015-2016. Presentiamo i dirigenti accompagnatori: Gioacchino Ferraro, Michele Francesi, Sergio Fantoni e Paolo Corsoli. Mentre il settore scuola a calcio è affidato all'istruttore IUSM, professor Leandro Tenaglia. Presidente, la chiamiamo qui Antonio Curati, il presidente della società. L'aveva forse promesso due anni fa, l'anno scorso ci è riuscito, aveva detto comunque prima dell'inizio della stagione che questo United Aprilia sarebbe arrivata in Serie C2. Allora, questa squadra è nata due anni fa, questo è il terzo anno che giochiamo un gruppo, sempre un gruppo, quest'anno in serie allievi, la scuola calcio da bambini dei 4-6 anni, e questo mi fa onore essere responsabile di questo, perché io poi non sono responsabile, mi hanno messo come incarico, ma siamo diversi soci che ognuno sarà per la sua parte. E quindi niente, la società che abbiamo fatto, abbiamo cercato sempre di migliorare, mi rilascio poco fa quello che ha detto Pasquale, e diciamo andare avanti e lavorare, forse il nostro obiettivo è lavorare, sudare, sudore. Abbiamo messo a disposizione l'allenatore più forte che sta in circolazione, e questo mi sembra che sia un impegno dovuto da tutta la società. E quindi che possiamo fare? Perché il nostro è lavorare, giocare e andare avanti, sperando che piazzarsi, diciamo, in posizione già a sinistra della classifica. Questo è il nostro obiettivo. Grazie Presidente, quest'anno è rimasto un po' più sulle sue, non si è voluto sbilanciare quest'anno. Chiamiamo vicino a me il direttore sportivo Fabrizio Magrin. Allora Fabrizio, attendiamo comunque l'arrivo di una signora, la signora Gloria, della Gemma Pianeta Viaggi, che ha qualcosa a questo punto per tutta la società. Buonasera signora, ecco qui Fabrizio, arriva già qualcosa prima dell'inizio della stagione. Prego, prego. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Gloria Gemma Pianeta Viaggi, da quest'anno facciamo parte della United Aprilia Pro Partner, e praticamente per questa occasione abbiamo fatto non sempre i soliti gadget pubblicitari, ma bensì un biglietto personale per tutti voi, un biglietto aereo andata e ritorno per Barcellona, Praga e Parigi. Consegnerà questi, quindi qualsiasi
cioè qualsiasi domanda che volete farvi, venite in agenzia, via Aldo Polo, e vi spiegherò tutto quanto. Comunque ci sono anche le nostre di telefono. Mi raccomando, il biglietto è personale, quindi per tutta la stagione 2016. E che dirvi ragazzi, in bocca al lupo, e io tifo per voi. Allora Fabrizio, qualcosa da dire? Vogliamo parlare un po' nello specifico, però prima è giusto anche ringraziare i fotografi ufficiali, grazie a loro è stata possibile la realizzazione del video che avete visto con tutte le immagini che hanno riguardato praticamente la passata stagione. Sono Marco Vocale e Michele Giorgioni. Il saluto mio e personale, la più cordiale buonasera per quanto riguarda questa sera, il bocca al lupo allo United, sabato prima di campionato in casa al Rosselli, però i saluti ufficiali spettano a Fabrizio Magnini. Buonasera. Sono contento e benvenuto che siete qui tutti presenti. Ringrazio soprattutto voi sponsor che ci permettete di fare avere la possibilità di mantenere questa società. Siamo riusciti a ottenere quello che avevamo prefissato dall'allenatore, che come ha detto il Presidente è uno dei migliori che c'è in circolazione, quindi puntiamo molto su lui nell'insegnamento che farà ai nostri ragazzi. Abbiamo preso dei ragazzi che vengono da fuori e che hanno accettato con entusiasmo, nonostante qualcuno di loro ha vinto anche il titolo passando in categorie superiori, hanno sposato il nostro progetto, quindi di questo noi siamo stra felici. Ci auguriamo che tutti noi possiamo arrivare al prossimo anno e aver fatto un buon campionato, poi il campo dirà sicuramente quale sarà il risultato. Ti ringrazio in particolare Gloria per questa sorpresa che ci ha fatto, perché ha coinvolto tutti, e niente, auguro a tutti quanti un prossimo bocca al lupo. Se c'è qualche organo di stampa per poter fare qualche domanda sia al tecnico al presidente, può avvicinarsi. Salve, volevo chiedere al mister, che anche il sinistro del presidente non si è ascoltato di tanto quello che può scambiare, vuole sapere se da parte del mister invece c'è una qualcosa in più che si vuole ascoltare, se condivide l'obiettivo che ha annunciato il presidente di parte del ministero. Grazie. Allora, io per esperienza mia specifica non parto mai facendo grandi programmi, anche perché le volte che mi è capitato di vincere, specialmente negli ultimi 5 anni, siamo partiti sempre a fare il peggio e spesso non venivamo accreditati del massimo risultato. A limite ci catalogavano come la rompiscatole del girone, magari la squadra con cui era più difficile giocare contro. Poi, man mano che i tentativi si delineavano, normalmente riesco a far aggrappare quell'obiettivo alla squadra e farcela credere, però il tutto avviene in corsa. Dirlo prima, senza conoscere quali sono gli obiettivi reali, gli equilibri reali del girone, le forze in gioco, mi sembrerebbe presunzione. Una cosa sicuramente non la posso dire, noi ce la giocheremo alla pari con tutti. Quindi se avremo anche quel pizzico di fortuna che non guasta mai, sono ragionevolmente fiducioso. Dire che si vince oggi, ripeto, sarebbe un'autentica presunzione. Qualche altra domanda? Gavini, va bene così? A questo punto possiamo salutare tutti e vi attendiamo sabato pomeriggio, sono la data 15, la prima giornata di campionato, il girone è il girone.
C è il girone. È il girone. Serie C2, ore 15. Al Rosselli contro il Forte con le ferro. Prego. Cristian vuole parlare perché ora è un momento particolare. Allora, ringrazio veramente tutti quanti per la partecipazione da ormai da 3 anni. Ringrazio Gemma Pendagliacci perché molti che sono qui non lo sanno, ma i viaggi non sono solo il viaggio d'andata e ritorno, non è solo per i ragazzi, ma per tutti gli sponsor che ci danno una mano. Quindi anche gli altri sponsor avranno questa opportunità che abbiamo noi. Quindi la ringrazio e faccio un altro applauso. E volevo chiudere questa presentazione ringraziando veramente tutti quanti e chiudere ricordando la nascita di questa società che è data dal nostro Dimitri e da un altro amico, Daniele Pignatello, scomparso quest'anno, il fratello di Giacomo. Quindi un applauso che va a loro, un applauso che va a loro. E grazie in primis, anche lo faccio poco e spesso, i miei genitori che sono laggiù in fondo, che mi supportano e mi supportano, quindi questa leccata verso mio padre durante le ore di lavoro che tolgo il lavoro per lo United, spero vi dia un'ora in più di vita, ok? Adesso ci trasferiamo, lo dico io e poi lo dice anche Daniele, al Cartoon Park del nostro socio Carlo Magrini e per un buffet per stare ancora tutti quanti insieme. Vendete sabato, mi raccomando, alle 3, a Rosselli.